Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi di nuovo bass fishing dal kayak. Ci proviamo in questo sport, bellissimo sport. Il periodo è quello giusto, è una giornata tipicamente primaverile, dopo 4-5 giorni di cattivo tempo, quindi l'attività dei bass dovrebbe essere in spiccato aumento. Noi ci proviamo, venite con me in questo video, vi faccio vedere le attrezzature che uso, come pesco, speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura. Andiamo! Cari amici di Planet Spin, oggi sessione di pesca al Black Bass con il nostro kayak. Siamo qui ai laghi di Castelvolturno e impostiamo l'azione di pesca partendo dai siliconici. Sono delle piccole schettine in gomma, dei vermoni classici per la pesca al bass. In questo periodo riusciamo ad essere efficaci con queste esche, almeno per la mia impostazione di pesca. E nella prima fase di questa battuta di pesca utilizzerò queste esche. Sono dei classici vermoni per il bass innescati su un amo Texas comprensivo anche di testina piombata. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb. A new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking times. You snooze half the time, I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I push pause, no, I push play. Ehi, è un bel bass.
Sto passando. Eccolo. Bellissimo. Procediamo al rilascio. Per quanto riguarda l'azione di pesca, ho pescato lungo la costa principalmente, anche se ho utilizzato l'ecoscandaglio per vedere anche un po' il fondale, presenza di vegetazione e anche di mangianza sotto. Ho fatto una tipica pesca di ricerca lungo la costa, i bordi, diciamo, di questo specchio d'acqua, di questo lago. Appena arrivato nei pressi dello spot dove volevo insistere l'azione di pesca, volevo lanciare, ecco, lanciavo radente gli ostacoli, facevo affondare giusto un paio di secondi l'eschettina che utilizzavo, in questo caso nella prima parte il siliconico, e poi iniziamo un recupero alternato con delle cercate verso l'alto, recupero abbastanza lento, e ho iniziato ad avere qualche bella risposta all'inizio, prima delle tocche timide, e poi man mano durante la giornata, ecco, ho avuto anche un paio di belle catture. C'è? Bel passettino. Facciamo subito il rilascio. Thank you.
bellissimo, bellissimo pesce. Mamma, che bel pesce. Mamma, che bel pesce, bellissimo. Wow, spettacolo, compà. Un altro bel bass è venuto fuori, eccolo qua. Bello, bello, bello. Bello. Spettacolo! Nell'ultima fase invece della nostra pescata ho utilizzato i crank, i jerk e anche in questo caso pochi lanci a ridosso della sponda per poi spostarmi. La presenza del vento ci ha complicato non poco la nostra uscita, avevamo sempre da recuperare terreno, acqua, perché il vento ci spostava subito verso riva quando abbiamo pescato al lato opposto al vento, e quindi l'utilità, ecco, del nostro kayak nell'avere le pinnette è stato davvero indispensabile per essere maggiormente efficaci in pesca. L'utilizzo del jerk, come anche l'utilizzo del crank, lo lanciavo, mi mettevo a 15 metri circa dalla sponda e lanciavo verso la sponda. Appena arrivato in acqua, 2-3 gercate, un recupero molto molto lento, intervallato con degli stop, e ho avuto delle belle catture proprio su un piccolo jerk, effettuando questo tipo di recupero. Gennà, fatti sta sponda che qua esce il pesce. Vai avanti tu. Da qua, avanti a me. Questa è la sponda a vento, esce il pesce. Non ti avvicina troppo sulla sponda. E vai avanti, avanti, due lanci e passi, due lanci e passi, due lanci e passi. Avvicinati ancora un po', sennò non ci arrivi. Lancia dritto per dritto. Ma io con la canna mia non posso mai farlo. Occhio che ti stai avvicinando troppo, rovini lo spot. Bravo, recupera, recupera. Ah, me l'ha dato. A me le alghe, penso. Vedi che qua ci stanno, eh? Ti ha dato? Fallo mangiare bene. Mamma che passo, mamma che passo, mamma che passo. Ma io non me l'aspettavo che era così. Mamma che passo, mamma, 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 GG, che passo.
Come la chiamo? Oh, oh bebè! Mamma bebè! Ecco qua il bus. È arrivato a farci compagnia. E un po' più avanti, cioè no, non te la dà. Pedala, pedala. Questo qua è il bus dei bus. Bellissimo. Bellissima soddisfazione. Grande. Lo rilasciamo, cioè. Lo rilasciamo subito. Pensavo che era piccoletto, invece c'è davvero un bel bus. Vai Gianni, facciamo un video di rilascio. Facciamo prendere un po' d'acqua. Vieni un po' più avanti, Gianni. Abbiamo fatto qualche foto, eh? Sì. Mi hai fatto proprio divertire, ragazzi. Grandiosa pescata, grandiosa pescata, grande Gianni. Per quanto riguarda invece gli scafi, abbiamo utilizzato sia io che il mio amico due scafi a pedali. Io ho utilizzato un compass con le classiche pinnette, mentre il mio amico ha utilizzato un Triken 330, sempre a pedali, ma con il sistema di propulsione ad elica. Entrambi gli scafi in questo specchio d'acqua sono ottimali, perché comunque si tratta di uno specchio d'acqua abbastanza ampio che è battuto dal vento, per cui non stare sempre a recuperare con le mani, quindi con la pagaia, e utilizzando il sistema di pedali riusciamo ad effettuare la nostra battuta di pesca prima di tutto più comodamente e poi anche con maggiore efficacia, perché avendo le mani libere è un grande plus per noi che lanciamo a spinning, quindi utilizziamo esche artificiali al lancio, e quindi è indispensabile avere le mani libere in tutti i momenti della nostra fase di pesca. Cari amici, siamo arrivati alla parte conclusiva di questo video, spero vi sia piaciuto. Come al solito non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti, lasciate un like se questo video vi è piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi! Passato l'altro